Possibile obbligo vaccinale per insegnanti e sanitari, si discute al governo in questi giorni, abbiamo chiesto un commento ai torinesi. In scena al Teatro Verdi ad Alessandria Gelindo che diventerà un'opera lirica. Polemica per i teli installati allo Stadio Filadelfia per impedire la visione degli allenamenti del Toro, la protesta dei residenti che ne chiedono la rimozione. Agricoltura piemontese e gli scenari, ne parliamo con l'assessore regionale Marco Protopapa, assessore regionale dell'agricoltura naturalmente, ospite in collegamento con GRP. Una buona serata dalla redazione di GRP, iniziamo con il Covid, ma parlando di Green Pass, che è un tema estremamente di attualità, tutti ne parlano, tutti ne discutono, c'è in modo particolare una discussione accesa sul possibile obbligo vaccinale a categorie particolarmente esposte a rischio contagio come insegnanti e personale della sanità. Quindi da una parte si discute sul Green Pass per poter entrare a ristoranti, attività commerciali, eccetera, eccetera, dal 6 di agosto, dall'altra parte però già si guarda l'autunno e quindi c'è questa discussione sulla introdurre l'obbligo di vaccinazione per gli insegnanti ma anche per il personale sanitario. E allora qual è l'opinione delle persone? Senza avere alcuna pretesa statistica, però siamo andati a sentire il commento di qualche torinese che abbiamo incontrato in centro. Ci è andato Andrea Boccaccioli. Si fa strada nel governo l'ipotesi di imporre l'obbligo vaccinale per personale sanitario ed insegnanti. Siamo andati a raccogliere qualche opinione tra i torinesi. Mi dice cosa pensa del fatto di imporre ad insegnanti e personale medico l'obbligo vaccinale? L'obbligo non penso si possa imporre, perché alla fine siamo in un paese libero, quindi è una cosa giusta e niente, bisogna continuare sulla sensibilizzazione. Sì, sì. Tutti, perché è giusto. Sono favorevole, è perché bisogna debellare il Covid e quindi bisogna riprendere, i ragazzi devono frequentare la scuola perché la DAD non ha funzionato, abbiamo visto con le prove invalse e quindi bisogna andare in sicurezza. Secondo me tutti e due, perché sono a contatto con un mucchio di gente, sia gli infermieri, soprattutto gli infermieri. Certo, anch'io non sono tanto d'accordo, ho paura a fare il vaccino, ma l'ho fatto. È una cosa assolutamente necessaria, secondo me, se vogliamo riaprire le scuole, come possiamo fare, altrimenti. E poi non capisco la gente che non si vuole vaccinare, molto, molto semplicemente, mi sembra un'assurdità. Che è giusto farlo, perché sono a contatto con i ragazzi e non sono pochi. Dobbiamo combattere il virus, non il vaccino. Il vaccino è quella forma che ci permette di liberarci. E se siamo così duri, cioè non dobbiamo ascoltare chi fa discorsi alla pancia. Beh, è necessario, direi obbligatorio. Se un insegnante decidesse di non vaccinarsi, lei che provvedimento prenderebbe? Passa ai servizi amministrativi o sta senza lavoro a casa in aspettativa o qualcosa del genere? Secondo me non dovrebbe meritare nemmeno lo stipendio. Sta parlando uno che insegna ancora facendo il volontariato. Lascerebbe senza stipendio una famiglia? Lo stipendio sì, però anche lui diciamo deve venire incontro alle esigenze della collettività. Ora vediamo la situazione contagi. Nessuna nuova vittima da 19 giorni consecutivi. I nuovi casi positivi sono 138, 77 asintomatici. Il rapporto con i tamponi resta invariato all'1,2%. Stabile la pressione ospedaliera, nessun ricovero nuovo, né in terapia intensiva e neppure negli altri reparti. E quindi fino ad ora ci manteniamo sul livello di 87 ricoverati per Covid in Piemonte. Intanto continuano anche ad aumentare però le persone in isolamento. Ora sono 2.467.
Adesso voltiamo pagina. Venerdì, sabato e domenica scorsi la Mole si è illuminata per i 20 anni del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. Lo vedete dalle immagini, il Corecom è appunto il comitato che si occupa delle comunicazioni, tra cui anche la televisione, quindi il Presidente è anche venuto nei nostri studi. Dal 2004 a oggi il comitato ha restituito 23,2 milioni ai piemontesi, di cui 12,3 dal comitato in carica, attraverso appunto le attenzioni anche a quello che invece riguarda le comunicazioni, ad esempio telefoniche, tutto quel sistema che effettivamente è un sistema molto complesso. Abbiamo voluto mandare un segnale importante alla cittadinanza personalizzando la Mole Antonelliana con il logo del Corecom Piemonte, ha spiegato il presidente Alessandro De Cillis. Il risultato importante che celebriamo in occasione del 20° anniversario dell'istituzione rappresenta un traguardo non solo per il Consiglio regionale, ma anche e soprattutto per i cittadini che hanno potuto vedere rappresentati i propri diritti. Questo dunque, avete visto le immagini della Mole. E adesso andiamo ad Alessandria, perché di cultura, ma anche di una cultura molto tradizionale, di solito ne parliamo nel periodo natalizio. Gelindo è la sacra rappresentazione, la devota commedia, si dice, ad Alessandria, che racconta la nascita di Gesù bambino, visto dal punto di vista appunto di un agricoltore, pastore, insomma, dell'Alessandrino. E allora, questa che era una commedia dialettale diventerà un'opera lirica, in scena il 17 settembre al Teatro Alessandrino in Via Verdi, ad Alessandria naturalmente, per la prima mondiale, poi andrà addirittura in Francia, in Germania, in Francia, in Argentina e in Brasile. Il progetto nasce storicamente da un'idea di Umberto Eco, quindi che è l'Alessandrino indubbiamente più celebre e più autorevole, che il direttore d'orchestra alessandrino Aldo Brizzi ha deciso poi di mettere in scena, dando così alla commedia un palcoscenico indubbiamente internazionale. Quelle che vedete però sono immagini del repertorio, perché naturalmente non c'è ancora. La data da segnare sul calendario è quella del 17 settembre, quando Gelindo, uno dei simboli della tradizione alessandrina e piemontese, andrà in scena nel teatro di Via Verdi, ma questa volta come un'opera lirica. A trasformare la devota commedia in un'opera ci ha pensato il maestro Aldo Brizzi, che con un'orchestra di 40 elementi, 15 cantanti lirici per le parti principali ed una presenza in scena di oltre 50 interpreti, ha deciso di dar vita a questo progetto ambizioso, che si avvale del patrocinio del Comune di Alessandria, della collaborazione della Regione Piemonte insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo. Il motivo ispiratore che ha condotto alla scrittura dell'opera parte da un'idea felice che ebbe Umberto Eco in un colloquio con il maestro Brizzi, ossia la trasposizione melodrammatica della sacra rappresentazione di origine medievale così cara al Piemonte, che nella versione in prosa viene rappresentata ogni anno dai frati francescani e cappuccini di Alessandria. Tutto in quest'opera parla della tradizione alessandrina e piemontese, in quanto la figura di Gelindo connota tutto il Piemonte ancora oggi. Oltre ad Alessandria, questa figura viene rappresentata nel Roero, nel Verbano e nel Biellese. Il maestro Aldo Brizzi, nato ad Alessandria, ha studiato al Conservatorio Antonio Vivaldi e poi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. È un compositore, direttore d'orchestra, ha sviluppato una prestigiosa carriera internazionale che lo ha condotto in Germania, Brasile, Francia e Portogallo. Le sue opere liriche sono rappresentate nei principali teatri internazionali. È direttore di festival musicali e collabora con autori prestigiosi vantando un'importante discografia. Da alcuni anni è ritornato a vivere in Alessandria. Dopo le due rappresentazioni cittadine, Gelindo andrà in tour in altre realtà della provincia di Alessandria, della regione Piemonte e poi in Francia, Argentina e Brasile. L'opera si avvale di una regista di fama internazionale, Cornelia Geyser, della direzione musicale dell'autore, e di alcuni cantanti principali che si sono esibiti come protagonisti sui più famosi palcoscenici mondiali. Queste erano le immagini, come dicevamo, di repertorio quando Gelindo, qualche anno fa in realtà, era al Teatro San Francesco. Si è ancora fatta anche quest'anno, ma sicuramente, insomma, col Covid tutto è stato un po' più problematico. Adesso lo sport, nuovo record italiano e europeo nell'atletica, lo sapete, se ne è parlato un po' tutta la giornata. Marcel Jacobs ha riscritto la storia dell'atletica italiana conquistando la medaglia d'oro nella finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurro, classe 94, ha corso in 9,80 e in questa vittoria, però questo è ecco perché lo diciamo anche noi qui a GRP, c'è un po' di Piemonte, o meglio c'è un po' di Alessandria, perché l'atleta più veloce del mondo è allenato dal tortonese Paolo Camossi.
e anche un forte legame con la città di Novi Ligure, dove vive la famiglia della compagna Nicole. Nicole, che è mamma dei suoi due figli, è novese appunto, e Jacobs così si è allenato anche sull'anello del Girardengo, dove tutti lo ricordano. Come si diceva, sono anche i festeggiamenti a Tortona, perché a Tortona è cresciuto Paolo Camossi, campione mondiale indoor di salto triplo e ora allenatore di Marcel, che lo segue ogni giorno a Roma. E adesso un'altra notizia di sport, calciomercato Juve, manca solo l'annuncio ufficiale, ma la Juventus ha praticamente concluso l'acquisto del centravanti brasiliano Caio Jorge, che dovrebbe atterrare a Torino mercoledì. Caio Jorge ha 19 anni, proviene dal Santos, alla società brasiliana. La Juventus verserà 4 milioni di euro, mentre al giocatore sarà pagata una cifra vicino ai 3 milioni annui bonus inclusi, con ingaggio a crescere fino al 2026. La Juventus nei prossimi giorni cercherà di chiudere anche la trattativa col Sassuolo per l'acquisto del centrocampista della nazionale italiana Manuel Locatelli. La società emiliana vuole 40 milioni di euro, la Juventus vorrebbe spendere un po' meno e spalmare negli anni il pagamento. Vedremo. E ancora calcio, il campionato di calcio per il Torino incomincerà il 21 agosto con la sfida casalinga contro l'Atalanta. Intanto i Granata continuano ad allenarsi. Sabato hanno giocato un amichevole internazionale contro i francesi del Rennes, perdendo 1-0. Più ombre che luci in questa partita per il Torino, che oggi è tornato al Philadelphia, vietato ovviamente ai tifosi. Dopo il ritiro in Alto Adige, il Torino oggi torna ad allenarsi al Philadelphia. Dovrebbe essere presente anche capitan Belotti, che torna in campo dunque dopo la finale vinta agli europei con la maglia della nazionale italiana. Ma il futuro di Belotti al Toro resta incerto, anzi sembra più probabile una sua partenza entro fine agosto piuttosto che un suo rinnovo di contratto. Intanto il Torino sabato ha perduto 1-0 in Francia a Rennes. In amichevole Juric ha schierato il modulo 3-4-2-1 con Sanabria centravanti e un ottimo Piazza alle sue spalle con Linetti. Ma il portierista negativo è stato il portiere Milinkovic-Savic, autore della solita papera con la palla che gli è passata in mezzo alle gambe in occasione del gol decisivo dell'1-0 firmato dal francese Tarier al minuto 27. Una scena che i tifosi Granata hanno già visto. Il Donnarumma Sarbo, come lo definì il presidente Granata, ha sempre avuto grandi difficoltà con le palle basse e sembra incredibile che il Torino l'abbia promosso primo portiere. Ci sarebbe ancora tempo per trovarne uno affidabile di portiere sul mercato dopo l'assurdo addio a Salvatore Sirigu. Juric dal canto suo è parso molto nervoso, tanto da farsi espellere al minuto 87 per proteste, cosa insolita per un amichevole. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi entriamo in studio con l'assessore Protopapa, con cui parleremo di enoturismo, parleremo di grandine, parleremo della prossima stagione autunnale in cui si spera che i nostri tartufi, i nostri vini possano tornare alla ribalta internazionale. Restate con noi. Entriamo in studio per parlare ancora di Piemonte, ovviamente. Partiamo dal Palio di Asti, che il Palio di Asti non si correrà. Non si correrà, lo ribadisco, perché è una notizia che un po' rattrista i piemontesi, ma è una scelta di responsabilità. La decisione è stata comunicata dal sindaco di Asti, Maurizio Rasero, attraverso una lettera scritta dopo un consulto con i rettori e con il consigliere del Palio, Mario Vespa. Nella lettera il primo cittadino di Asti fa riferimento alle troppe incertezze dovute all'evoluzione del quadro epidemiologico che rendono impossibile organizzare l'evento. Nel ringraziare tutti voi per averci creduto fino alla fine, dice ancora il sindaco, soprattutto alcuni, ed esservi messi a disposizione perché tutto potesse andare in una certa direzione, mi scuso se vi ho deluso, ha detto ancora Rasero. Quindi dopo l'edizione del 2020 anche l'edizione del 2021 non vedrà assegnato il palio dipinto dal maestro Filippo Pinsoglio. Adesso parliamo di agricoltura, come vi dicevo, ma quando parliamo con l'assessore Protopapa parliamo veramente di Piemonte sotto varie sfaccettature, quindi lo saluto, lo ringrazio per essere presente ancora qui con GRP. Benvenuto assessore. Direttore, ben ritrovato e un saluto a tutti gli ascoltatori. Dicevo, effettivamente forse diversi anni fa quando si parlava con l'assessore all'agricoltura si parlava soltanto del prezzo del moscato o del prezzo del grano, dei problemi che ci sono e che vanno affrontati, ma insomma ormai parlare con l'assessore all'agricoltura significa parlare di un pezzo anche di turismo, di incoming, di economia importante davvero, dove c'è di mezzo produttori, ma poi c'è tutto il mondo della ristorazione, delle enoteche, delle cantine, insomma è davvero un mondo importante per la nostra economia. Beh, sicuramente, immagino che con me non vi annoiate, ci saranno e ci sono tanti
argomenti da discutere, direi sempre di più interessanti. Ormai l'agricoltura non è vista una volta soltanto come un'attività prettamente di lavoro, naturalmente produttiva, ma è diventato un anello importante di tutta la catena, della filiera del turismo, dell'enogastronomia piemontese. Quindi sicuramente tanta aspettativa e naturalmente responsabilità per chi ha l'onore di poter e dover seguire questo lungo percorso, veramente prima di tutto per uscire fuori da quello che è stato il momento particolare che abbiamo tutti vissuto, ma sicuramente con tante prospettive e sicuramente ne parleremo più avanti, tante azioni di promozione. Ecco, i temi, cominciamo, sono tanti. Partiamo da una cosa molto agricola ma fondamentale, cioè dalla regione Piemonte arrivano 3 milioni per le reti antigrandi, no? Aperto il panto per la prevenzione dei danni del maltempo, no? Ortofrutticolo e vitivinicolo. Ma col clima che c'è, che ormai qui nelle ultime 2 settimane dalle nostre parti, dico le nostre perché anche lei Alessandrino, insomma, ha grandinato parecchio, ma non soltanto dalle nostre parti, anche nelle Langhe, insomma non ci sa più che cosa aspettare, sembra un clima veramente modificato e quindi le grandinate sono quasi all'ordine del giorno. Sì, tra l'altro molto significative sono alcune foto che ci arrivano, oltre a quelle drammatiche, che dimostrano che dove c'erano le reti qualcosa ha funzionato e quindi di conseguenza questo ci stimolerà sempre di più a fare azioni di prevenzione. Naturalmente quando abbiamo preso la decisione di avviare i bandi era perché era nell'area che ci sarebbero state purtroppo delle esigenze. Ormai non stiamo più parlando di situazione eccezionale, ma stiamo parlando di ormai consuetudine. E quindi, sebbene non avevamo ancora delle risorse certe come copertura, ma cioè abbiamo osato, abbiamo voluto portare avanti i bandi proprio perché temevamo un utilizzo, e questa è stata la conferma di questi giorni. Naturalmente la prevenzione è quella fondamentale, è quella che la Regione vorrà sempre di più portare avanti, anche con tematiche un po' diverse, chiamiamole innovative, che sono legate non soltanto alle grandinate, ma anche alle gelate. E ovviamente tutto questo deve anche farci capire che dobbiamo anche cambiare l'impostazione delle nostre culture. Non sarà facile, perché logicamente le nostre tradizioni sono ben consolidate e invece quello che sta accadendo ci stravolge completamente i vecchi programmi, ma cercheremo di tutto, far di tutto per poter aiutare le nostre aziende. Poi c'è un altro tema che forse un po' meno tradizionale in senso stretto per il Piemonte, ma che in realtà ha una sua valenza, l'apicoltura, no? C'è questo nuovo regolamento e comunque una scelta di andare in quella direzione, che è importante innanzitutto, anche perché anche le api dimostrano che un territorio è sano, no? Anche dal punto di vista ambientale. Sicuramente, non nascondo che 2 anni fa al mio insediamento avevo voluto ascoltare molto il territorio e si cominciava a parlare di api in un modo un po' più presente, e non nascondevano anche le aziende degli apicoltori che si sentivano un po' abbandonati, perché sebbene il Piemonte è una realtà, una delle più grandi realtà nazionali sul settore, non aveva quel riconoscimento. Il mondo apistico è un mondo molto particolare, hanno difficoltà anche a essere inserite nei contesti delle assicurazioni, hanno dei riconoscimenti che non sono molte volte diretti alle aziende, ma solamente a parte delle associazioni, che perciò c'è tutto un mondo completamente impostato diverso rispetto alle altre realtà. Ma con la misura 21, che è stata una misura d'emergenza che abbiamo voluto dedicarci appunto a particolari settori, in questo caso apicoltori, florovivaisti e zootecnia, abbiamo cominciato a sottolineare la volontà di essere ancora di più presenti ed aiuto verso tutte queste aziende, e anche perché naturalmente l'ape e l'apicoltura, quindi la situazione della biodiversità, del mondo che tutto ruota intorno ai fiori e al benessere, ecco, ci aiuta e ci stimola a essere ancora di più presenti. E il regolamento che abbiamo fatto recentemente, e non in ultimo, i bandi che usciranno non solo la prossima settimana, ma anche in previsione futura, sono proprio diretti a questo scopo. Ecco,
Abbiamo diverse volte, parliamo nel nostro telegiornale anche di turismo, turismo enogastronomico, ci stiamo per affacciare all'autunno, beh adesso siamo ancora in estate, ma insomma sappiamo che poi a partire dal prossimo mese, teoricamente Covid permettendo non si capisce molto ancora, ma sappiamo che il nostro Piemonte turistico è nella fase autunnale dà probabilmente il proprio meglio, arrivano c'è la vendemmia, quindi c'è questo spettacolo, c'è il tartufo, ci sono tante cose. E le grandi manifestazioni, CIS, DUIA, stanno tutte un po' lì, che si sta cercando di capire che cosa succederà ed è anche comprensibile, abbiamo sentito la notizia del Palio di Asti che non si farà. E come ci si sta rapportando con i produttori, ad esempio di vino, che si occupano anche di enoturismo, con gli agriturismi, con quegli agricoltori che hanno qualche stanza, che magari da qualche anno l'hanno messa a disposizione dei turisti, e anche insieme all'assessore al turismo Poggio, pensavo quali sono le opere di coordinamento che state facendo in un periodo che credo sia in assoluto il più disastroso da decenni? Beh, intanto mi riallaccio all'argomento di Asti, del Palio, e spero veramente nei confronti della città di Asti stessa, del sindaco, di tutta l'amministrazione, che questo momento di sconforto sul Palio venga compensato sulla grande festa del Duia d'Oro, dove la Regione Piemonte si è di nuovo impegnata a sostenere questo evento, un evento importante perché naturalmente è l'evento del vino per eccellenza, specialmente in questi ultimi anni. Ma diciamo che anche l'operazione che è stata fatta durante il periodo emergenziale del bonus Piemonte per quanto riguardava il turismo ha dato dei risultati eccezionali. Abbiamo riscontrato e ne siamo consapevoli che questa pandemia ha fatto sì che i piemontesi scoprissero il Piemonte, ha fatto sì che tanti territori intorno al Piemonte e quindi i turisti provenienti dagli stessi hanno conosciuto le nostre belle realtà. E quindi il segnale che riceviamo di un full di tutte le strutture ricettive vuole essere una grande risposta alla nostra offerta. Naturalmente per fare questo dobbiamo credere e sostenere tutte quelle che sono appunto le iniziative già in essere, programmate, che forse anche per queste sono state prese delle decisioni anche un pochino di restrizione, ma comunque vogliamo dare una conferma e quindi giustamente CIS per quanto riguarda Duia d'Oro, la fiera del tartufo e tutte le fiere collaterali e inserite nei territori più piccoli, e poi non dimentichiamo quelle che saranno gli eventi sulla Regia di Renaria, abbiamo gli eventi sul vitigno dell'anno, ci sarà a novembre le ATP che sarà una grande vetrina per quanto riguardava anche le nostre offerte con l'enogastronomia in primis. E voi ci sarete, di conseguenza, come prodotti, no? Ci siamo e ci sarà veramente tantissima offerta. Infatti, no, dico, sarete molto saremo, intendo come Piemonte, nella TP molto presenti anche con i consorzi di tutela, no? Vini, prodotti agroalimentari. C'è anche Vinitaly, no? Con questa special edition, non si sa bene come andrà, alcuni produttori dicono un periodo un po' troppo vicino alla vendemmia, però comunque insomma un po' di piemontesi sono pronti a partire. Ma sì, su questa iniziativa non nascondo che ci sono state un pochino di perplessità. Noi come regione naturalmente è nostro dovere essere presenti anche in questa formula un po' particolare, perché la presenza istituzionale non deve mancare in quello che è la vera grande vetrina del vino mondiale, e quindi di conseguenza sarà un preannuncio a quello che sarà la vera edizione di ripresa, che sarà il 2022. Davvero di poter brindare tutti insieme nel prossimo anno anche a Vinitaly con i nostri grandi vini, e che possano avere il pubblico internazionale, perché poi ricordiamolo, i produttori vanno a Vinitaly per incontrare un pubblico internazionale e riuscire a intessere relazioni e accordi commerciali, come giusto che sia, no? Certo, certamente. Bene. Quindi allora, naturalmente dica. No, niente, confermavo quanto lei ha detto. Sì, allora, quindi siamo ormai alla fine del nostro telegiornale. Io come sempre la ringrazio, le auguro un buon riposo, se riuscirà a prendersi grazie anche qualche giorno di vacanza, anche perché poi al ritorno, appunto, per lei, per i produttori, per i produttori di vino, penso in modo particolare, inizierà il periodo più intenso in cui guardi il cielo sperando che non arrivi una grandinata, in cui devi metterti a lavorare, bisogna mettersi a lavorare in modo molto profondo.
Naturalmente, spero anche di incontrarvi appunto in tutti questi tour del Piemonte. Ci saremo, ci saremo. Grazie allora all'assessore Marco Protopapa e come sempre tramite lei un saluto a tutti gli agricoltori piemontesi. A presto. Grazie, grazie di cuore. Questa quindi era la nostra ultima notizia, questo collegamento per insomma, rassicurarci anche un po' sulla situazione del Piemonte, anche dal punto di vista dell'enoturismo. E adesso c'è la sigla e poi si continua con le previsioni del tempo e i programmi di GRP. A presto. Questo programma è offerto da Il Ponte dell'Arcobaleno, per info 391 465 5997. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. In serata, in pianura, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, in pianura, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Programma è stato offerto da Il Ponte dell'Arcobaleno, per info 391 465 5997.